Nel dicembre del 1945 a Nag Hammadi, nell'Alto Egitto, un contadino arabo scavò una giara di terracotta che conteneva 13 voti. i manoscritti inadamati eh, appartengono al IV secolo in quanto manoscritti, però ci testimoniano testi che sicuramente sono più antichi, possono risalire addirittura al II secolo. Addirittura qualche cosa potrebbe risalire alla prima metà del II secolo e quindi addirittura essere contemporanei alla redazione finale del Nuovo Testamento e alcune tradizioni potrebbero essere anche contemporanee alle, alle tradizioni del Nuovo Testamento. In questo sfondo, tutta la tradizione eh, del, delle origini del cristianesimo, del suo primo sviluppo, viene riletta in un quadro estremamente complesso, estremamente vario, perché ciò che emerge è, è la complessità del, del quadro religioso, del quadro sociale, de, del quadro spirituale del tempo. Prima della scoperta dei testi di Nagamadi, ciò che si conosceva della gnosi era dato da pochissimi eh, testi, molto spesso di frammenti di testi, per lo più arrivati a noi tramite le critiche, tramite uh, Alessandrino ed altri ancora, che si servivano di questi per confutare le tesi gnostiche. Quindi, se da questi si poteva avere un'idea generalissima di che cos'era L'agnosi e anche l'agnosticismo, difficile era comprendere esattamente la portata dei documenti, anche in relazione alla figura di Cristo, anche in relazione alla predicazione di Cristo, anche in relazione a quello che l'agnosi ha significato per il cristianesimo primitivo. Poi c'è stato Hammadi, quasi un caso curioso della storia, quasi di sincronismo junghianamente parlando, nel momento in cui la secolarizzazione stava dilagando nel mondo, sta dilagando, è. Nel mondo, dalle lontananze abissali del pozzo del tempo, come diceva Thomas Mann, emergono questi documenti racchiusi in una giara, quasi fosse il tesoro di Aladino, una cinquantina circa, spiegandoci cose intuite, presagite dai micro testi che c'erano arrivati, ma non nella loro interezza. Testi che confermano in parte quello che si sapeva, testi che invece aprono delle prospettive anche sconvolgenti, talora anche e a torto romanzate su quello che poteva essere la figura di Cristo, su quello che poteva essere il messaggio cristiano, su quello che poteva essere un'alternativa o un parallelismo al cristianesimo tradizionale e anche forse un'immagine di uomo un po' diversa da quello che, bene o male, il cristianesimo ci ha tramandato. Da sempre terra d'accoglienza per gli israeliti, l'Egitto ha un ruolo importante nella storia biblica. Qui viene condotto il piccolo Gesù per sfuggire alla strage degli innocenti. Secondo la tradizione copta, Gesù rimarrà in Egitto per tre anni e mezzo. La storia e l'archeologia non- sono In realtà Gesù non ha lasciato niente di scritto. Eh, C'è un passo del Vangelo in cui si dice che traccia dei segni sulla sabbia. No, non si dice cosa abbia tracciato, magari era solo un, un, un diversivo. Ma eh, certamente non ha lasciato, però ha, ha parlato e ha detto, ha detto parole eh, fondanti, fondamentali. E queste parole sono state trasmesse in vari modi, già gli stessi Vangeli eh, canonici in realtà ci trasmettono le parole in, in modi differenti. E poi nei Vangeli apocrifi eh, abbiamo nuove versioni che eh, testimoniano che il messaggio di Gesù in realtà ha proliferato e ha seminato in ciascuna anima in maniera differente, già fin dalle origini, anche perché... Anche i primi cristiani venivano da provenienze diverse, c'erano dei sacerdoti, c'erano dei farisei, Paolo, eh, c'erano probabilmente degli esseni, e, e quindi a loro volta eh, gli ascoltatori gli mettono dentro qualcosa di loro e trasformano continuamente. Quindi è un processo continuo. E, e poi c'è la storia della Chiesa, c'è la storia di una religione che eh, è millenaria e, e, nel, e nel corso della storia ha accumulato eh, interpretazioni e ha assorbito dalla storia stessa eh, essenza. Nei monasteri del deserto si prega in copto, la lingua dei cristiani egiziani. Gesù parlava un dialetto aramaico. Non è certo che sapesse scrivere. Sicuramente leggeva l'ebraico antico. Nei primi secoli c'erano molti profeti e molti Vangeli. I quattro Vangeli canonici non contengono sempre i detti più antichi di Gesù. La predicazione e l'azione di Gesù avevano generato molti diversi gruppi che ebbero ciascuno una diversa immagine del Maestro e tramandarono in modo differente le sue parole e la sua vicenda. Troviamo diversità tra paulinisti, giacobini, nazareni, giovannisti e bioniti e altri ancora. Troviamo diversità tra le chiese di Gerusalemme, quelle palestinesi, siriache ed egiziane. Non solo non esiste nessun Vangelo nel testo originario, ma non esistono nemmeno più le prime trascrizioni. Ci sono soltanto copie di copie di copie. Trascrizioni di manoscritti greci, di traduzioni latine, siriane, copte. Si contano circa 5.000 manoscritti greci del Nuovo Testamento. Non ce ne sono due con l'identico testo. Le parole di Gesù subirono dunque molteplici mutamenti, spontanei o intenzionali, generando un'immensa giungla di varianti, aggiunte, omissioni, in contrasto tra di loro. Da secoli schiere di studiosi esplorano le possibili concordanze nei testi, facendone risuonare le verità profonde. Noi sappiamo dalla, dalla tradizione degli eresiologi che nel secondo secolo ci sono figure eh, come Basilide o, o Valentino, che sono verosimilmente i primi grandi teologi cristiani, e che la teologia della grande Chiesa, la teologia ortodossa, in qualche modo eh, è stimolata a svilupparsi proprio in risposta a queste eh, speculazioni a volte. Misticheggianti, a volte un po' intellettuali. Eh, comunque, eh, è una risposta a, allo sviluppo della teologia gnostica. Questo è abbastanza evidente. Eh, prima non, non, non c'era questa esigenza, e i primi grandi intellettuali della Chiesa sono verosimilmente questi gnostici. Dopodiché c'è la risposta. E, e, e questo ci, è, ci testimonia un quadro di nuovo complesso, complesso soprattutto perché in tutti questi manoscritti eh, abbiamo. L'espressione di tendenze diverse. Eh, abbiamo manoscritti, appunto, si dice settiani, valentiniani, barbelo-gnostici, e che testimoniano che esiste un, un quadro di quello che chiamiamo gnosticismo, eh, in cui c'è eh, questo desiderio di ricevere un'illuminazione, la gnosi, eh, da parte della divinità suprema, una divinità che è nascosta, che è un po' sconosciuta. Uh, C'è questo senso di un mondo che è una prigione, che è, un, uh, che è oscuro, però in questo mondo oscuro ci sono dei germi di luce e questi germi di luce sono nascosti nell'anima nell dell'ognostico. Dell Nella visione gnostica siamo gocce di luce fatte scendere da Sofia, la manifestazione femminile, dal mondo della luce al mondo del caos, dove le scintille sono avvinte dalle catene dell'oblio. Il Salvatore è venuto qua giù dal pleroma, dalla pienezza della manifestazione divina per liberare queste scintille, destarle dal sonno. Strapparle al mondo materiale. Nei Vangeli gnostici il Salvatore racconta che, quando scese in incognito per liberare le gocce di luce, attraversò un temibile luogo di mezzo, infestato da potenze negative animate da bramosia, ira e ignoranza. Il Salvatore conduce l'anima alla perfezione per opera della gnosi, della conoscenza. Ogni gnostico, dopo aver preso coscienza di se stesso, ritorna alla sua radice, che è divina. La goccia di luce si unisce alle altre scintille disperse e ricostituisce l'anima mundi, il regno della luce. L'agnosi è una dottrina fondata, lo dice l'etimo greco stesso, sulla conoscenza. Una conoscenza un po' particolare però. È una conoscenza che non è razionale anche se non rifiuta la ragione. È sostanzialmente una conoscenza intuitiva. Noi diremmo oggi con un linguaggio borderline, con la psicanalisi, è una conoscenza del profondo, del profondo dell'uomo e del profondo della realtà, che si attua tramite l'intuizione, ma soprattutto si attua. Tramite la coincidenza tra il conoscente, il conosciuto e il mezzo della conoscenza. In questo senso è una cosa particolarmente originale, in cui si combina appunto la ragione e l'emotività, è in un certo senso la prefigurazione di quella totalità che è il centro vero, poi per certi versi ed estremamente umano è anche molto trasgressivo rispetto non solo alla legge dell'Antico Testamento, e qui si apre tutto il discorso sulla critica agnostica al Dio dell'Antico Testamento, ma anche trasgressivo oggi rispetto a certi modelli ingessati dei rapporti umani. È il Cristo che non esita a compiere quello che ciascun uomo compie, trovando però, basta pensare ai rapporti con la Maddalena, a cui fanno cenno i, i Vangeli gnostici, in cui però trova la via per arrivare a una totalità e non per fermarsi alla pura e semplice umanità. Certo, è un Cristo, come dice la tradizione gnostica, che non soffre sulla croce, il suo messaggio, la sua esperienza terrena si ferma alle soglie della croce, o meglio la croce diventa un simbolo limite della sua espressione. La Maddalena è una figura centrale in molti testi gnostici, c'è un, un Vangelo di Maria, ma la Maddalena compare anche nel, nel, nel Vangelo di, di Pietro, compare nel Vangelo di Filippo, compare in vari testi. Questa Maddalena è una figura, è una figura intricata, perché? Perché eh, già nel Nuovo Testamento a volte le figure sono... Accennate, a volte, a volte c'è un nome, a volte non c'è un nome. Eh, comunque nella, nel Nuovo Testamento ci sono più Marie e poi ci sono anche delle figure innominate. A un certo punto nel corso della tradizione eh, alcune di queste figure vengono fuse insieme. La, la Maddalena degli gnostici eh, è, una, è una figura che appunto probabilmente fonde insieme più, eh, più eh, persone. Perché ha questa? Ma non solo la Maddalena, anche la Madre Maria, la Madre Gesù, anche altre, altre donne hanno una importanza eh, centrale nell'ognosticismo. Ma in qualche modo già nel Nuovo Testamento, eh, bisogna ricordarlo, eh, le persone che annunciano la resurrezione sono le donne. Il Vangelo di Maria, papiro gnostico greco, è dedicato interamente alla Maddalena. Il suo nome è posto alla fine, secondo la consuetudine letteraria copta. Nel mondo che gravita attorno a Gesù, questa donna occupa una posizione di primo piano. In diverse circostanze suscita l'invidia degli apostoli, perché il Maestro l'ama più di tutti loro. Nel Vangelo di Filippo si annota: Il Signore amava Maria Maddalena e spesso la baciava sulla bocca. Il bacio. Eh, in realtà se noi prendiamo se noi prendiamo alcune epistole eh, del, del Nuovo Testamento. Eh, una, una, delle formule, eh, una delle formule di, di saluto: eh, dice: Baciatevi con bacio d'amore Bacia... e il, il, il segno il seg... scambiatevi un segno di, di pace. È una edulcorazione, un po' una eufemizzazione del bacio d'amore. Che, che sta, che sta nelle, cerimonie, nelle cerimonie eucaristiche della Chiesa primitiva. Ma certo, eh, amore agape, eh, però, però è agape, però è, è un bacio, non è una stretta di mano. Si può eh, come dire, disquisire su cosa significava un bacio all'epoca, ma sicuramente rappresenta un gesto di amore. Un gesto di amore che al di là degli sviluppi su cui si sono sprecate veramente biblioteche, amava carnalmente la Maddalena, la amava simbolicamente, era l'immagine della Chiesa, non della Chiesa secondo la tradizione evidentemente canonica, che in fondo è Maria, l'immagine della Chiesa, la Chiesa in senso gnostico. Io credo che tutto questo è irrilevante. E nel bacio che eh, Cristo dà alla Maddalena, che non dimentichiamo che era una peccatrice. C'è l'immagine di questa totale riconciliazione del mondo, di questo totale superamento delle differenze e delle divisioni, anche quelle che passano nella carne. C'è l'immagine di un Cristo, uomo, ma proprio per questo, uomo con una maiuscola, profondamente divino. Quello che non esita a baciare sulla bocca una peccatrice, non per compiere un peccato, che è irrilevante, ma per dimostrare che un bacio può salvare il mondo. L'agnosi è un'acuta espressione dell'angoscia dell'esistenza umana di ogni tempo. Rappresenta un intimo e personale bisogno di trascendenza, la necessità di trovare risposte alle eterne domande della vita. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Il mondo gnostico era diviso in tre categorie. A livello più basso si situavano gli ilici, gli uomini dominati dalla materia nei quali non vi è nulla di divino e che sono sordi a qualsiasi richiamo. Alla seconda categoria appartengono gli psichici. Per gli gnostici erano i cristiani comuni e coloro che intuiscono l'esistenza di qualcosa di diverso. A livello più elevato sono i pneumatici, coloro che si sono messi in discussione e hanno iniziato la ricerca del Dio nascosto. Nel mondo antico era diffusa la sensazione che un Dio non intendeva un paradiso soprannaturale, ma che al contrario lo voleva portare sulla terra, abolendo fame e sete, violenza e ingiustizia. Molti suoi seguaci gli avrebbero volto le spalle, delusi, quando capirono che il regno non era di questo mondo. Sono ricerche. Eh, che eh, mettono in luce continuamente come quello che noi diamo per certo eh, sia una certezza illusoria. Eh, noi, prima delle, dei, della scoperta dei manoscritti di Qumran, pensavamo che è di conoscere tutto. Eh, Avevamo questi esseni de, de, delle fonti e pensavamo fosse chiaro. Eh, ma non avevamo la documentazione diretta di queste persone. E già questo e era interessante, una documentazione che era scomparsa. Eh, avevamo gli apocrifi dell'Antico Testamento trasmessi dai cristiani in traduzioni etiopiche, slave, greche. E questi ci hanno dato gli originali, originali, che in alcuni casi ci hanno detto che alcuni testi che qualche studioso voleva datare nel primo secolo, addirittura nel secondo secolo d.C. Erano del secondo secolo a.C., alcune, alcune parti di Enoch o addirittura erano più antichi. Quindi hanno capovolto in alcuni casi delle cose date per assodate da alcuni studiosi e qualcuno intuiva che non erano così. Però eh, la, 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 il consenso andava più no, ma sono cose tarde, sono due secoli prima. Eh, eh, ha capovolto una serie di. E man mano che si leggono questi testi ci si accorge che l'interpretazione continua a cambiare, anche perché questi testi sono frammentari. Eh, si, capì, si riescono a tradurre, ma una volta tradotti mica ha detto che si capiscono veramente. E poi c'è un frammentino che eh, sembra che appartenga a un manoscritto, poi ci si accorge che probabilmente si può collegarla a un altro. Uno dice i manoscritti, ma i manoscritti sono eh, delle, dei collage. In alcuni casi di centinaia, migliaia di frammenti. e, ma, e, e noi a volte leggiamo una traduzione eh, o, o leggiamo una, una riproduzione anche dei testi che li mette in ordine. Ma quest'ordine è fasullo, ha spesso, è casuale. Eh, ci sono dei criteri, ma eh, non è mica così certo. E quindi Uh, affinando le cose possiamo ricollocare, cambiare la, la collocazione dei frammenti e cambiare la lettura dei manoscritti e quindi eh, continua a cambiare e, e questo ci dice che i testi che abbiamo eh, non li comprendiamo mai fino in fondo e ogni pezzettino che si aggiunge eh, costringe a, a rileggere tutto in una, in una nuova luce. I manoscritti scoperti nelle grotte di Qumran non menzionano né le figure né i fatti centrali del Nuovo Testamento. Non ci è dato sapere se Gesù faceva parte della comunità degli Esseni. Alcuni studiosi ritengono però di aver individuato allusioni in codice a personaggi come Gesù e Paolo, designati con soprannomi quali il Maestro di giustizia, il sacerdote empio. La comunità di Qumran rivolgeva la massima venerazione al maestro degli Esseni, che aveva molti tratti in comune con Gesù. Come Gesù era considerato l'eletto di Dio ed era in aspro contrasto con la società del tempo. Buona parte di questi manoscritti ci parlano di, di persone, ma la maggior parte dei casi... Queste persone sono anonime. Il Morandi ha, ha intitolato un suo libro L'innominato, eh, il maestro di giustizia. È uno dei personaggi centrali di questi manoscritti, compare nel, 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 nel documento di Damasco, eh, negli inni, eh, nei pesciarime, in questi commenti biblici. Però, eh, maestro di giustizia, e' tutto quello che sacerdote varia, combatte contro dei, dei de, è combattuto è perseguitato chi sia eh, non lo sappiamo Il, la datazione non lo sappiamo c'è qualcuno la maggioranza degli studiosi lo colloca nel secondo secolo a.C. però c'è qualcuno che preferisce collocarlo nel primo è possibile e c'è qualcuno che si spinge a collocarlo nel primo dopo cristo addirittura a farlo contemporaneo di Gesù e qualcuno dice che addirittura questi manoscritti parlino del rapporto fra Gesù, e Paolo. Eh, allora, da un punto di vista di una, una storia seria, eh, nei manoscritti di Cumran non si parla del, di Gesù o dei cristiani, però questo non vuol dire che la loro comprensione non ci aiuti a comprendere i cristiani. Perché eh, quando qualcuno dice ma c'è il conflitto fra Paolo e Gesù, o c'è il conflitto fra l'ala la, 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 la più giudaica e l'ala che si spinge verso i gentili. Eh, in realtà conflitti ci sono anche negli altri movimenti giudaici, ci sono conflitti che attraversano tutto il giudaismo e attraversano i vari movimenti e eh, nel cristianesimo primitivo abbiamo i, i concili, il concilio di Gerusalemme, in cui si cercano gli accomodamenti. Ma anche a Cumbran litigavano. fra C'è un testo in cui dici: eh, ma quelli che si sono separati, quelli che hanno tradito il maestro e, e si sono allontanati, è un continuo separarsi e soprattutto dove, dove parla lo spirito nei movimenti in cui c'è una forte impronta carismatica, eh, le separazioni, le scissioni sono all'ordine del giorno. Il maestro di giustizia ha, prima di tutto bisogna specificare che non si parla della giustizia come l'intendono gli uomini, la giustizia è una giustizia superiore, è una giustizia che non segue né le leggi di Yalda Baoti, il Signore degli Arconti, l'immagine del Dio dell'Antico Testamento, a sua volta archetipo di tutte le leggi terrene, ma della vera giustizia, una giustizia quindi che non segue. Le regole banali della terra, ma che ritiene come giustizia sempre il ritorno dell'unità. Il maestro di giustizia, anche qui, è una figura sapienziale, quello che insegna gli uomini a non perseguire la giustizia di questo mondo, ma a perseguire la giustizia dell'altro mondo. Certo è una giustizia che è un po' tranciana rispetto all'idea nostra, perché non è una giustizia che prevede regolamentazioni precise su che cosa significa essere giusto. Giusto è, che, è colui che riconosce la propria totalità. Per raggiungerla disprezza, se è necessario, anche le regole del mondo. Il che non significa, se vogliamo riportare alla mentalità attuale il voler ad ogni costo la trasgressione per la trasgressione, ma vuol dire mettere al primo posto assolutamente quello che è il proprio obiettivo. Ma questa è la vera giustizia. Uno degli gnostici era. Era il Gesù dei detti, non dimentichiamo che anche per esempio il Vangelo di Tommaso è fatto da detti più che da parabole o da una narrazione organica. In fondo potremmo definirlo sempre con un linguaggio moderno, ma serve per comprendere: dei flash sapienziali. Il Gesù dei gnostici è un saggio, è un sapiente, è colui che è venuto sulla terra non per spiegare ma per illuminare. È un uomo simbolo del pleroma da cui l'uomo si è staccato che vuole come dire riaccendere la scintilla che ciascuno ha dentro di sé e quindi coglie delle argomentazioni stringenti staccate spesso dai contesti per colpire direi quasi platonicamente per costringere la memoria a riattivare questa scintilla perduta e fare divampare il fuoco che condurrà l'uomo a diventare essere pleromatico. Quindi non è un Cristo discorsivo, non è un Cristo come quello che troviamo in Marco, Matteo, ma anche in Giovanni, che pure è il più gnostico dei Vangeli cosiddetti canonici, ma troviamo un Cristo che parla quasi in maniera epigrammatica, con, con frasi brevi, stringate, che lasciano poco spazio a un dialogo con, con l'interlocutore, perché lo scopo non è arrivare a qualcosa con il dialogo, ma risvegliare l'uomo dormiente, come nell'inno alla perla, fare ritrovare la perla nascosta per riportare l'uomo con questa perla rivestito di luce al Padre Celeste, al Deus Absconditus naturalmente. È un Gesù quindi che in qualche modo cerca di riattivare dentro di noi la scintilla. Naturalmente molte volte, molto spesso, troppo spesso, noi siamo sordi a questo richiamo e preferiamo in fondo il Cristo oggettivato, il Cristo istituzionalizzato, il Cristo che diciamolo francamente dà meno problemi. Questi sono i detti segreti pronunciati da Gesù il vivente e scritti da Didimo, Giuda, Tommaso. Se coloro che vi guidano dicono che il regno di Dio è in cielo, allora gli uccelli del cielo vi precederanno. Se vi dicono che è in mare, allora i pesci del mare vi precederanno. Il regno è invece dentro di voi e fuori di voi. Conosci ciò che ti sta davanti e ti si manifesterà. Non vi è nulla di nascosto che non sarà manifestato. Io sono la luce che sovrasta tutti loro. Io sono il tutto. Il tutto promanò da me e il tutto giunge fino a me. Spaccate il legno e io sono lì dentro. Solleva la pietra e là mi troverai. Significa che il mondo non è qualcosa di spezzato, di frammentario, ma è una grande totalità in cui gli uomini e il cosmo concorrono ad un unico grande obiettivo. Questo grande obiettivo è il ritorno all'unità. In questo senso un'immagine di Cristo che si fa terra, che si fa pietra, che si fa uomo. È un'immagine di uomo che per diventare Cristo deve farsi terra e deve, far, deve, deve farsi pietra. Ecco, io trovo che questa immagine non solo è di una grande e penetrante commozione, in un abbraccio cosmico e universale, ma è anche è un grande insegnamento valido nel passato, come è valido anche oggi. Indicami la pietra respinta dagli edificatori. Essa è la pietra d'angolo. È una frase particolarmente interessante perché, da un lato, sembra essere contraltare con la famosa frase: Tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la mia Chiesa. Verrebbe spontaneo dire: Non ci sono Chiese nel senso istituzionale, ma ciascuno, in un certo senso, è Chiesa di se stesso. La pietra d'angolo è Ciascuno. Ma nel contempo, la pietra d'angolo, che è quella rifiutata, e anche qui si potrebbe sempre interpretare. Po' nella linea di che dicevo prima, come l'ognostico è la vera Chiesa, perché è stato rifiutato e sarà in questo caso profeticamente rifiutato, è colui che porta il messaggio di saggezza. Ma può essere anche considerato questo riferimento alla pietra d'angolo in correlazione col tema dell'ombra: no? il, il rifiuto della pietra è in un certo senso l'invito a stare molto attenti a tutto ciò che è rifiutato dentro se stessi, rifiutato non solo perché non funziona, non va bene, non è corretto, ma rifiutato anche perché segue le leggi del mondo, o meglio rifiutato perché non va nella direzione di abolire tutto ciò che il mondo vuole per andare nella, nella direzione giusta. Quindi rendersi conto di ciò che è rifiutato, rendersi conto del negativo che noi rifiutiamo ma che si traduce nel positivo se lo portiamo alla luce, secondo l'agnosi, equivale in un certo senso a mettersi sulla strada per essere più semplici e per essere più precisi. Noi scartiamo moltissimo nella nostra esistenza. Scartiamo ciò che è negativo, effettivamente, ma scartiamo anche ciò che è positivo, credendo che sia negativo. Il detto sapienziale del Cristo agnostico vuole essere un invito a stare attento a non buttare come si suol dire l'acqua con il bambino ma prendere ciò che è di positivo anche se apparentemente è contro il mondo per lavorare intorno a quello l'odio per esempio riferendosi sempre a un riferimento di Cristo è un sentimento negativo il mondo lo considera tale ma Cristo parla di un odio che può fruttificare, se un odio che si appunta a ciò che è sbagliato, a ciò che frappone l'uomo dalla sua vera vita, a ciò che frappone l'odio dalla vera conoscenza. Odiare quello significa, come dire, raddrizzare la barra del timone e mettersi sulla strada giusta. Allora la pietra, il rifiutato, diventa la pietra angolare di un uomo nuovo, diventa la pietra di una chiesa interiore. Tre dei quattro Vangeli canonici tacciono sulla presunta fondazione della Chiesa. Soltanto il Vangelo di Matteo attribuisce a Gesù in due occasioni questo termine, ma sembra che Gesù facesse riferimento alla comunità dei credenti, non a un'istituzione attuale o futura. Sicuramente non era un predicatore nel senso come è inteso oggi il termine, ma non solo oggi, anche nella tradizione medievale e anche come nella tradizione del primo cristianesimo. Non era un, un, un personaggio che voleva in qualche modo costruire un seguito, non era un personaggio che voleva costruire una chiesa, era, secondo me, un personaggio che voleva portare nel mondo la divisione e fin qui troviamo anche... Eh, questo concetto espresso anche nei Vangeli canonici, ma soprattutto una divisione che servisse a costruire un'unione e un'unità. Era un sapiente, un saggio, per molti versi crudele nei confronti degli uomini, in cui la parola crudele non significa ovviamente cattivo, ma crudele nel, nel sottolineare i loro limiti e nel far vedere ciò che avrebbero potuto essere, ma nel contempo dolce e generoso, almeno per coloro che erano disposti ad accettare il messaggio». D'altronde l'immagine del Cristo che dice che sono venuto in fondo affinché voi odiate, mi pare che lo dice nel Vangelo di, proprio di Tommaso, i vostri genitori quando però in qualche modo vi impediscono di essere quello che siete, rende bene l'idea di un Cristo. Di un Cristo scomodo, di un Cristo che non è accondiscendente, di un Cristo che non è benevolo quando non è necessario, di un Cristo che non esita a utilizzare parole dure, parole forti, parole che scandalizzano anche, tra virgolette, i ben pensanti di ieri, ma anche di oggi, se leggiamo i Vangeli, i Vangeli gnostici, perché il suo scopo non è quello dell'edificazione, ma quello della costruzione, della costruzione di un ritorno, di un percorso. Nei Vangeli gnostici torna spesso il pensiero dell'unità primordiale, delle due scintille che si uniranno alla fine alla pienezza della manifestazione divina. Allorché di due farete uno, allorché farete la parte interna come l'esterna, la parte esterna come l'interna e la parte superiore come l'inferiore, allorché del maschio e della femmina farete un unico essere, che non è più né maschio né femmina, allora entrerete nel regno. Allora questa frase è stata male interpretata, è stata male interpretata dai commentatori, dagli esegeti, ovviamente in negativo, eh, della Grande Chiesa vedendo in questo una via verso il libertinismo gnostico. C'è tutta una tradizione, probabilmente c'è stata, anche se su questo abbiamo documenti di scarso rilievo, che ha visto tutta una via cosiddetta della mano sinistra dell'agnosi che in disprezzo delle leggi del mondo ha praticato anche il libertinismo, quindi unioni libere e anche contro natura per riaffermare il disprezzo del mondo e invece la verità di una rivelazione superiore. In questo mettendosi su una linea, curiosamente, per esempio con la tradizione tantrica, per molti aspetti. Ma io non credo che questo sia il significato fermo restando che ciascuno lo può interpretare come vuole. Il problema maggiore è che Cristo con questa frase vuole stabilire che l'uomo non può che essere uno, ma detto questo si tratta di vedere come. Allora la prima cosa che viene in mente è che l'uomo che deve essere maschio e femmina vuol dire, e qui utilizziamo pure ampiamente gli strumenti interpretativi junghiani, che deve integrare la parte del femminile, la componente femminile di se stessa. Sarebbe troppo banale pensare che un atto sessuale in cui l'uomo incontra la donna risolve il problema. Questo era noto dai tempi immemorabili. Anche se l'atto sessuale può essere un simbolo di questo, ma non è sicuramente questo, perché un uomo può avere un qualsiasi rapporto con una donna e non riuscire assolutamente a raggiungere la totalità, se non ha una disposizione dello spirito. La disposizione dello spirito significa, anche se uno compia l'atto sessuale, e uso questa. Questa, questa metafora proprio per dare meglio il senso, se non ha dentro di sé quella sensibilità prettamente femminile che lo fa avvicinare all'altra persona in spirito atto a comprenderla. Quindi Cristo voleva dire ria, riaccompagniamo i contrari alla loro unità, ma per far questo bisogna superare tutti gli ostacoli che ciascuno pone a superare se stesso, perché ciascuno, il maschio, pretende di essere assolutamente sicuro di se stesso e della sua identità. Non sa che una corretta identità passa solo per aver recuperato la parte maschile che significa sensibilità, se significa emotività, significa affetto, significa disponibilità, significa passività anche nel dare, a fronte della sua attività nel dare, della sua razionalità, del suo senso logico e di tutte quelle caratteristiche che sappiamo essere del maschile. Solo così c'è un'unità ma noi dobbiamo imparare a percepire anche un'unità, non solo nella congiunzione dei caratteri, ma in ciò che è alto e in ciò che è in basso, come diceva la tavola smeraldina attribuito a Ermete Trimegisto, perché la realtà è una cosa sola, fatta di tante sfaccettature. Di fronte alle innumerevoli sfaccettature del messaggio di Gesù, non rimane che l'umiltà della ricerca. Oh, pazienza, sa? Straordinaria. Qui ora volendo, bisognerebbe bagnarle un po'. Per evitare che si spezzi. Eh? Sì, però se si fa piano piano piano, con queste pinzettine tonde, non c'è bisogno neanche dell'acqua, che poi comporta la necessità di asciugarlo. Colui che cerca non desista dal cercare fino a quando non avrà trovato. Cercate e troverete. Colui che cerca troverà e a colui che bussa sarà aperto. L'ultima parola riscoperta ha solo un valore provvisorio. Gli studiosi non fanno che trovare nuovi risultati, via via modificati e sempre rivedibili, di una ricerca mutevole, che riprende sempre da capo e dipende da una passione continuamente rinnovata. Il caso, la fortuna potranno portare a nuove scoperte nelle sabbie del deserto o nelle cantine dei monasteri. Queste monache nascondono i loro tesori dalla cupidigia dei trafficanti d'arte che strappano e rivendono a caro prezzo le pagine degli antichi manoscritti e portano via le sacre icone. Per altre comprensibili ragioni, celano i tesori anche ai ricercatori e alle autorità museali del loro paese. La conoscenza delle parole di Gesù rimarrà, forse per sempre, frammentaria. Gli stessi Vangeli canonici assomigliano in fondo ad una raccolta di frammenti dei quali in perpetuo siamo intenti ad integrare il senso, coltivando l'amore delle ipotesi, il gusto del dubbio, l'idea di una verità perpetuamente inseguita e perpetuamente nascosta. Il discorso dei detti di Gesù è un discorso lungo e complesso, che da un lato. Da un lato eh, impegna i filologi eh, allo spasimo, eh, abbiamo i grandi studi di Bultmann, gli studi di Loisy, gli studi di Konz, eh, tutta una serie di studi. Eh, abbiamo la famosa scuola del, del Jesus Seminar, il seminario di Gesù, una scuola americana in cui hanno preso il Nuovo Testamento ma anche i testi ad esempio di Tommaso altri testi, altri detti di Gesù non, non canonici e, insomma, e li colorano in, in vari io sono daltonico e, e non, non li capisco queste cose perché mi confondo però eh, usano 50 colori differenti per i gradi di probabilità di ogni singolo detto in, alc in alcuni casi è vero noi possiamo utilizzare dei criteri, ma in realtà questi criteri sono, sono, sono sempre sono sempre fallibili. San Paolo in una frase dice videmus per speculum in enigmate. Vediamo nello specchio. Attraverso lo specchio ciò che può essere enigmatico. Ricorda molto il simbolo perché il simbolo è un enigma. La verità di cui parla il Vangelo di Filippo è una verità simbolica. Ma il simbolo è un enigma perché noi sappiamo che il simbolo ha un aspetto materiale e un aspetto che non è materiale, un aspetto che è trascendente. Utilizzare il simbolo significa andare oltre il suo aspetto concreto, ma trovare ciò che di spirituale c'è nella concretezza. Allora il riferimento di Filippo, sapienziale anch'esso, è l'invito delle persone prima a utilizzare i simboli ed è una cosa di sconvolgente attualità noi viviamo in un mondo che è tutto intessuto di simboli ma gli uomini non li utilizzano semmai sono utilizzati dai simboli spesso anche manovrati utilizzare il simbolo significa aprirsi a un linguaggio nuovo il linguaggio dell'ognosticismo, riferito evidentemente a questa tradizione, ma non solo a questa tradizione. Utilizzare il simbolo, per esempio il simbolo dell'uomo pneumatico, significa capire che cosa significa il soffio. Il soffio rimanda al vento. Il vento è sempre qualcosa di divino. Il vento è quello che prende gli uomini. Tutti abbiamo sperimentato il vento della primavera. Quando la primavera si fa sentire, è quel vento profumato e dolce che ci avvolge completamente. Ecco, è il simbolo, secondo una tradizione gnostica liberamente interpretata in questo senso, di quello che è il pneuma divino. È come il vento della primavera che allontana dagli odori del mondo e riporta invece. Ha una totalità unica, il pleroma, che è quello a cui l'uomo deve aspirare. Allora utilizzare il simbolo, utilizzare l'immagine significa non accontentarsi della realtà ma andare oltre. Certo questo era uno dei grandi eh, luoghi di scontro con la tradizione della Chiesa, della grande Chiesa, perché se uno interpreta Cristo come simbolo, evidentemente esclude tutto l'aspetto storico, il simbolo non è mai storico. Esclude il problema della risurrezione dei corpi come un fatto reale e lo trasferisce in un fatto simbolico che non è meno importante e quindi entra in collisione con i presupposti stessi della costruzione, eh, seppur straordinaria, della grande Chiesa. E soprattutto l'importante è che c'è un discorso di una pluralità eh, di, di, eh, di riflessioni del, del, dei detti di Gesù che eh, si rifrangono nei discepoli e ci danno altrettante, altrettante, altrettante luci, eh, come sono come gli specchi attraverso i quali si riflette le noi alla sapienza superiore. Eh, il problema è di, di non confondere lo specchio con la luce vera. È un, è un labirinto, del resto l'immagine del labirinto la ritroviamo in alcuni, in alcuni testi, anche cristiani. E il tratto qua a Pavia è stato ritrovato eh, in una delle chiese storiche di Pavia San Michele quando c'è stata la riforma liturgica e hanno spostato gli altari dall'altare massiccio barocco che c'era sopra San Michele, è uscito fuori sotto, salvato proprio dall'altare barocco, il residuo di un labirinto. Labirinto, immagine della via del cristiano per raggiungere la verità. Mi ha sempre colpito una frase molto bella e molto interessante di Jung, che per certi versi era sicuramente un grande studioso della gnosi, lo sappiamo tutti, e con l'agnosi aveva una grande empatia. Jung dice: nell'epoca, grosso modo, secondo se, primo secolo prima di Cristo, primo secolo dopo Cristo, c'era un sacco di messia, ce n'era una quantità, c'era un'inflazione di messia, però uno solo si è affermato. Jung dice perché l'inconscio collettivo aveva la necessità di assorbire il messaggio di quel messia, perché quel messia più di ogni altro rispondeva alle esigenze dell'inconscio collettivo. Noi potremmo dire che anche i codici di Nag Hammadi rispondono alle esigenze di un mondo moderno che ha sete di verità, una verità diversa, una verità complessa, difficile, l'uomo pneumatico è un uomo difficile, però ha bisogno di quello. Forse, tra virgolette, questo inconscio collettivo metafora di un destino o metafora di qualcosa d'altro, di una volontà provvidenziale, di un eone, per usare un termine gnostico, che dal pleroma è venuto a dare un altro messaggio, ma qui siamo nel congetturale e quasi nel, nel ridicolo. Ha voluto che si scoprisse questi testi, ha voluto che gli uomini ricapissero un'antica dottrina non per seguirla pedissequamente, ma per adeguarla alla nostra esigenza.